Una volta arrivato in Soresina con le autobotti, il latte fresco viene prima campionato dall'addetto al ricevimento e poi portato in laboratorio per essere analizzato. È qui che inizia il nostro lavoro. Il primo controllo che effettuiamo è quello sui inibenti. Con l'aiuto di un kit specifico verifichiamo che il latte non contenga antibiotici. Un cambiamento di colore nel pozzetto di interesse significa che non c'è presenza di sostanze inibenti e che il latte è ok. Effettuiamo poi un secondo controllo su una particolare micotossina, la aflatossina M1. La sua presenza o meno viene individuata grazie a un test di immunodiffusione e all'HPLC. Successivamente analizziamo i parametri chimici del latte, quali il grasso, le proteine, il lattosio, la caseina e crioscopia. Pensate, i risultati sono disponibili grazie all'utilizzo di una sola macchina, l'interferometro IR. Infine, possiamo monitorare anche la carica batterica del latte, un parametro molto importante per ottimizzare la nostra produzione di grana padano. Una volta che il latte ha superato tutti questi scrupolosi controlli, viene inviato alle varie lavorazioni e ritorna a noi come prodotto finito. Una volta ricontrollati e liberalizzati, i nostri prodotti sono pronti per essere spediti ai vari canali distributivi e gustati da tutti i nostri clienti.